sono Silvia Mucciaccia, miloranteggio.com. Sono un ricordo bellissimo di tuo papà, noi l'abbiamo visto l'ultima volta a Palazzo Reale quando ci ha fatto la sua performance alla mostra di Dario Fo. Tu c'eri? No, non c'ero, non me l'ha detto. Non te l'ha detto? No, me lo sono visto in televisione. Era già molto malato, poverino. Sì, difatti, pomeriggio è andato all'ospedale. È stato bravo. È venuto sotto una pioggia, dopo ti faremo vedere ciò che abbiamo scritto e documentato in quella giornata. Adesso vado, scusatemi, grazie. Grazie. 10 secondi. E Morgan me lo dai, no? Chi sei? Lorenzo, Lorenteggio giornale online. Dammi un pensiero. Un pensiero? Il pensiero è che quello che ha fatto Enzo Iannacci nella musica è un esempio che secondo me i giovani oggi devono tenere conto, perché è di completezza, è di ricerca, è di impegno, è di bravura civile e artistica, e non è tanto il fatto che oggi c'è quello di apparire per forza senza saper fare niente. Nel suo caso Iannacci era uno che poca voglia di apparire, molta voglia di fare e di essere, molta voglia di scrivere canzoni intelligenti. Da un lato capacità di essere struggente e malinconico, dall'altro anche di essere ironico, sarcastico, per cui veramente completo. È un grande insegnamento che non bisogna mai abbandonare. Lui avrebbe pensato quando ha scritto si potrebbe andare tutti a vedere il tuo funerale per vedere l'effetto che fa oggi? Avrebbe mai pensato che Milano avrebbe celebrato così questa giornata? Non lo so. Gente di ogni età, guarda. Penso che sia giusto che noi tutti celebriamo, grandi e piccini, la memoria di questo grande artista che ha reso grande la città di Milano, ma anche l'Italia in genere e la musica. È uno degli ultimi cantautori che purtroppo se n'è andato. Che ha raccontato una Milano che dobbiamo conservare. Sì, dobbiamo conservare proprio il modello di Iannacci come il talento puro e la voglia di viverlo. Grazie. Prego. Ciao. Dammi un pensiero per oggi. Milano, non si capisce oggi se piangono, se ridono, sono tutti qui a vedere l'effetto che fa. Ma è la stessa cosa, piangere e ridere in questi momenti, guarda, qui c'è una persona che di solito fa ridere, oggi ha pianto tutto il giorno, adesso si ride un po'. La cosa c'è stata quasi percettibile. Iannacci sta riscrivendo una canzone nuova, un grande successo in questo momento. Beh, però sicuro. Non si dice il titolo. No, non si dice il titolo. Va bene, no. Milano ha pianto per 3 giorni, ha tirato giù il diluvio universale, oggi c'è il sole. Certo. Oggi c'è il sole. Di solito è il contrario, che quando sono i funerali piove, oggi per Enzo qualcuno ha mandato il sole. Se lo meritava, perché era un uomo, direi quasi unico, anzi unico. Quindi non saprei cosa dire, però l'immagine nel cuore è quando di notte che facciamo le tournée noi andavamo a dormire e lui studiava ad alta voce, quindi dimmi un ricordo di Enzo. Ciao. Il vero ricordo era lui, quindi l'unica cosa che si può dire. Ciao. Buongiorno maestro Mazzarella, un pensiero per oggi per Enzo Iannacci, anche lei ha voluto essere qui. Facevo mio figlio nel barcà di Bofalora con la povera Milli. La Milli? E ha fatto saltare a mezzo teatro perché lui giocava sempre. Un bel ricordo io di Enzo, era un'anima pulita. Allora la moglie la chiamava Pupa. La mia pupa. Un giorno hanno noleggiato la barca, momenti annegano. Li abbiamo salvati noi. Poi lei ha salvato Iannacci. Sì, ma io e lui avevamo un rapporto straordinario. Veniva da me a imparare il milanese, perché non lo sapeva. Avete rappresentato il dialetto milanese nella commedia, nell'arte e la Milano del dopoguerra. Lui il più che altro nella canzone. Commedie no, perché io di commedie ne ho fatte solo 270. Buona giornata. Un ricordo. Un ricordo è che mi ha scritto una canzone.
Massimo, scusa. Con Laura? Con Laura, Scatolette era, è vero. Scatolette. Mi ha scritto una canzone che... E ce l'ho lì a casa, c'è un disco abbiamo fatto. Un disco, il famoso disco. Sì, ce l'ho io. E adesso con quella canzone? E adesso con quella canzone... Sono due giorni che metto su tutti i CD di Enzo. Cosa dice Scatolette? Scatolette perché noi eravamo degli sciamannati e loro si mangiavano solo scatolette, da mangiare non... Era riferito a quel periodo. Certo, perché non si andava in macelleria o al supermercato, lì... Scatolette. La Simmental era già di lusso. La Manzottini. Ecco. Adesso non voglio fare pubblicità negativa. No, sono buone tutte e due. Ciao. È bello essere tutti qui. Sì. Beh, non è l'occasione giusta, però. Senta, mi dia la mano perché mi porta fortuna. L'ho visto con... è un pensiero. Ho solo un gran bel ricordo di quando ho lavorato con lui quasi un anno. Ho fatto la copertina di un disco e lui era oltre, cioè era un interprete, un regista, un personaggio, il fotografato, era tutto. Quindi era un happening fotografare lui in studio, una roba straordinaria. Finiva sempre appunto come un happening. Una festa. Risate, pacche sulle spalle, poi gli amici che arrivano, chi vestiti da ciclisti con la bicicletta da corsa, donne, amanti, tu casino in studio. Tu avevi frequentato quel locale che lui aveva aperto qui in Piazza Corduso? No. No, non eri mai andato? No, io l'ho fotografato quando Paolo aveva credo 10 anni, perché la copertina del disco Fotoricordo è del 70. Qual era la copertina? Fotoricordo, era la foto di lui, la moglie e Paolo, i gatti, il gatto e tutti con i pattini. È la frase di Annacci che mi è cara, che per me nel lessico familiare è ci vuole orecchio. Ci vuole orecchio non solo per la musica, ci vuole orecchio per vivere, ci vuole orecchio per amare, per la compassione, per la gioia. Forse ci vuole anche orecchio per morire. In questa bella giornata di sole, un bel funerale, tanta gente, tanti giovani sì. A celebrare tanti giovani, cantante. Tanta gente diversa, è la Milano che ci piace, la Milano in cui gli sguardi si incontrano e si riconoscono, una bella Milano. Qualcuno dice che Enzo cantava la Milano che non c'è più. No, è una Milano, anzi è una Milano preziosissima che non solo c'è ancora ma che va conservata come preziosissimo gioiello qual è. Viva Milano, viva Enzo Iannacci, sempre. Lei è una compagna di giochi. No, attenzione, potrei esserlo stato perché io abitavo da bambina per tanti anni giusto all'Urtiga. Sono nata lì e ho continuato a vivere lì per proprio parecchio. E quando è finita la guerra, per fortuna che l'abbiamo vissuta, essendo appunto io del 35, da quel punto, finita la guerra nel 45, eravamo liberi, scusi, di scorazzare, di andare a correre di qua, di là. Passava il 28, c'era il campo del 30 che aveva la cascina rosa che adesso esiste per l'ospedale dei tumori, andavamo a dare fastidio a sto 30 che ci mandava i cani. E poiché eravamo in tanti, in tutti i quartieri, io non lo so, Iannacci penso che ci sarà stato, non è che lo conoscevo, io conoscevo i miei compagni di giochi della mia casa, no? Però poi ci si incontrava. Guardi, comunque, devo dire la verità, questa persona mi adesso, proprio davvero, la prima volta che partecipo con tanto, come dire, partecipazione, perché mi ha riportato indietro, non solo, a parte che io ho ancora i suoi dischi, il primo, io l'ho comprato fin da allora, si figuri, ero già grande, no? Iannacci si è visto dopo, in seguito, e però per me è stata veramente un dispiacere, perché è una persona stimabile sotto ogni punto di vista, sia come essere umano che come artista, medico, insomma non gli mancava niente, per cui una grande perdita devo dire, grazie. Mi dice un pensiero, no, dai. Ragazzi, guarda. Ma un pensiero per Enzo oggi. Che la Milano senza di lui non è più la stessa. Con tutta questa gente oggi. Beh, giovani, certo, donne, è normale. Io guardi, pensavo adesso a una canzone che si chiama Prete di Prando e il giudizio di Dio. Prete di Prando, amico dei poveri cristi, andò dall'arcivescovo di Milano Sant'Ambrogio e gli gridò: sei ladro e simoniaco, venduto all'imperatore quel porco. Era un grande, grazie. Certo. Sì, come mai? Dimmi. Perché lo ascoltavo fin da bambina. Ah. E niente, l'ho sempre ascoltato, l'ho sempre amato.
anche in famiglia lo si ascoltava. Quale testo ti rimane, ti ricorda? Tantissimi, non so scegliere, ce ne sono troppi. Beh sì, non credo che si debbano spendere tante altre parole, è stato già detto tutto. È una figura bellissima di questa città.